e sulla terra. Grazie. È una domanda importante ed interessante naturalmente. Allora, innanzitutto faccio una premessa. L'astronauta, io in questo caso non sono la scienziata sono altri, gli scienziati sono altri, sono le comunità di ricercatori che sviluppano gli esperimenti, che raccolgono i dati, che poi analizzano i dati, che ci vuole anche un pochino di tempo, scrivono delle pubblicazioni e poi si mette in circolo questa conoscenza nella comunità scientifica e poi con un po' di tempo si può arrivare no, allargare un pochino le frontiere di quello che si può conoscere, per esempio nell'ambito della medicina, della fisiologia umana, se vogliamo restare nell'ambito a cui accennava lei, dove io faccio un po' da cavia, e poi spostando un po' le frontiere di quelle che sono le conoscenze, anche poi andare ad avere delle ricadute in senso applicativo, quindi per esempio nella diagnosi o nella terapia. Quindi questo io lo dico per chiedere due cose, una che l'astronauta, in questo caso io, non è lo scienziato, io ho servito, come dire, ho prestato le mani e gli occhi ai ricercatori a terra, ma non ho sviluppato gli esperimenti e non analizzerò i dati. E l'altra cosa ovviamente che è quello che è fisiologico nella scienza è che ci vuole anche un po' di tempo per analizzare i dati e per andare poi a vedere effettivamente quali sono i risultati che si possono ottenere. Questo è un percorso che richiederà un po' di tempo, anche perché soprattutto negli esperimenti che riguardano appunto la fisiologia umana, oltre ai dati presi in volo e ai dati prima del volo, bisogna anche andare ad acquisire i dati post-volo, quindi c'è tutto un complesso di dati che bisogna poi andare a valutare appunto nella sua totalità. Io la settimana scorsa, quando sono arrivata qui a Houston, sono atterrata all'aeroporto di Hamilton, il tempo di un veloce saluto ai familiari stretti che erano lì e poi mi hanno portata qui direttamente al Johnson e mi hanno messa immediatamente nelle mani dei ricercatori che volevano i loro dati post-volo immediatamente, senza parlare di quelli che sono già stati acquisiti durante il viaggio di ritorno, addirittura già in Kazakhstan.